Madonna mia, ma vai a cacare, bestia, vai a cacare. Sparisci. Mi manca solo un'aggressione di orso, siamo a posto, guarda. E ritorna l'avventura più miserabile di sempre. Ehi, hey, gente, questo è il Bronzo Kai con una puntata di The Long Dark Misery Mode. Riprende la nostra avventura più ardua di sempre, ragazzi, in quanto già su questo gioco la modalità interloper è ardua, ma quando sei braccato perfino dal tempo diventa praticamente impossibile. Quindi riprendiamo la nostra avventura da dove ci eravamo lasciati. Oh madonna mia, ho tipo il 70% di vita, sto morendo di freddo e devo comunque correre lo stesso a prescindere. Devo raggiungere assolutamente Mystery Lake, ragazzi, altrimenti farò una bruttissima fine, in quanto, non so, siamo al secondo giorno? Sì, siamo al secondo giorno e tra poco inizieranno a comparire i tratti negativi. Dobbiamo muoverci il più in fretta possibile prima che arrivi qualcosa di veramente debilitante che ci impedisca di muoverci. Abbiamo 24 kg di peso trasportabile, cibo ne abbiamo a volontà, non è un problema, vabbè, a volontà, ma in realtà è un pochino esagerare. Cibo ne abbiamo, fin lì non ci possiamo lamentare, però... Ragazzi, non abbiamo vestiti, siamo letteralmente in mutande. Non ho trovato mezzo straccio. Questi abiti che vedete sono tutti rattoppati con degli stracci da tenda. E mi devo assolutamente vestire perché se non riesco a battere il freddo di questo gioco, non riuscirò in alcun modo a superare la prima settimana. Devo assolutamente trovare un modo. Oh, revolver. Peccato che non mi serva. Non riuscirò in alcun modo a sopravvivere a questa run. In ogni caso, adesso qual è il mio obiettivo? Approfittare, perché non credo di aver esplorato tutte le case. Approfittare per esplorare tutte le case ora che è ancora giorno e cercare qualcosa con cui coprirmi, perché è veramente la situazione è terribilmente terribile. Terrificamente terribile. Non ho mezzo abito, non ho trovato mezzo abito in nessuno di questi... in nessuno di questi edifici finora. E neanche un cappello, niente di niente. Vabbè che il cappello adesso non mi serve perché ho comunque il mio cappello improvvisato, però voglio dire, almeno un altro paio di pantaloni, un paio di... non so, una camicia, una maglietta, qualcosa, qualsiasi cosa andrebbe bene per cambiare la situazione. Sfortunatamente il gioco sembra abbastanza imposto sul rovinarmi la vita. Andiamo oltre il ponte, ci sono altre case oltre il ponte dove... spero, non mi aspetto in realtà. Spero di trovare qualcosa. Vi ripeto, ho bisogno di vestiti, sono al 60% di vita e non ho tempo da perdere purtroppo. Non ho neanche un secondo da buttare nel cesso. Ah, ma sono case barricate, maledizione. C'erano solo due case in questo posto? Stai scherzando? In nessuna delle due io ho trovato qualcosa con cui coprirmi. Una cosa incredibile questa. È una cosa incredibile. Mi ricordavo più case. Bula. Ma che cavolo, in culo mi devi spawnare, maledetto. Che spavento. Questo mi poteva costare, ho metà vita e non ho armi con cui difendermi. Questo mi sarebbe costata cara. Ah, maledetto, non ha fatto mezzo ululato, non ha fatto mezza scoreggia, stupido cane. Maledetto. Cool. Ma che cacchio vuoi, ma vatti a buttare sotto un treno. Vabbè che non ne passano più, però sparisci, bestia lurida. E il testosuino. Sto a cagare addosso. Partito 4 anni di vita, mi sono partiti. Ho trovato mezzo vestito. Quali casi ho investigato finora? Ne investigate due, no? Alla fine. No, una sola. Ma c'erano più case. C'erano più case, cacchio. Ne sono sicuro. C'era solo la chiesa e una casa. Wow. Mi sento un altro, infatti. Maledizione. Maledizione. Non lo so se ho tempo per fermarmi anche alla torre radio. Però mi tocca, a sto punto mi tocca assolutamente. No, guarda lì, un altro... no, un cervo. Ma che cacchio, guarda. Non vede l'ora di tirarmi due mozziconi alle chiappe sto coso. Non vede proprio l'ora. Maledetto cagnaccio. Miseria, che spavento. Mi sono partiti 2 anni di vita. Ah, sono messo davvero male con la temperatura. Veramente... se avessi almeno una mutanda, qualsiasi cosa, starei sicuramente meglio. Non ho niente con cui coprirmi. Niente. Per dire. Guarda, manca solo il giaguaro e siamo a posto, no? Solo il giaguaro ci manca. E siamo a posto. Oh. Miseria, ho preso The Long Dark. Volevo iniziare con The Long Dark proprio perché è tranquillo. Passeggi in mezzo alla neve, respirando l'aria fresca. Invece no, è peggio di un gioco horror, maledizione. In questo modo veramente mi metto a giocare a The Backrooms, qualcosa del genere. Ho un motivo per gridare. Sono giustificato.
Ma se un cieco così non devo... Zio, mi stai seguendo da tre regioni, eh? Tornatela la macchina, eh? Ma sto cagapizze. Ma io non lo so, ma tua madre è inclinata, maledetto. Ma guarda questo. Stupido cagnaccio, tu agitato. Madonna mia, ma vai a cacare, bestia, vai a cacare. Sparisci. Oh, sono un dio, sono un dio. È stato bellissimo. Io sono il dio The Long Dark, ragazzi. Trovatemi un giocatore su YouTube che è riuscito a farlo. Trovatemelo. Vi sfido, maledetti. Trovatemi un giocatore su YouTube che è stato in grado di fare una roba del genere. Guarda, adesso le mie fasce improvvisate mi coprono la mano. Questo è un nuovo update. Cristo santo, è stato stupendo quello che ho fatto. È stato letteralmente la cosa più stupenda che si sia mai vista nell'era del videogaming. Migliore di quando ho fatto quella cosa lì. Freccia contro freccia su Bannerlord. È stato letteralmente epico. Direste, Vio, ma perché non accendi un fuoco, brutto coglione? Ti dirò, brutto coglione innanzitutto lo dici solo a me, hai capito? Solo a me lo devi dire. Vi direi, non ho tempo da perdere. Sì, lo so, almeno devo cercare un riparo. Ma credo che mi riposerò almeno un giorno dentro la casa. Mi farò una tisana rinfrescante. Lì accenderò un fuoco. Vado a solo un'ultima tappa alla torre radio. Devo assolutamente fare un giro alla torre radio e vedere che cosa succede. Devo farlo per forza. Non ho alcuna scelta, ragazzi. Non ho alcuna scelta, devo per forza fermare la torre radio. Perché ho una buona speranza di trovare almeno una giacca, un parka, un keyway, qualsiasi cosa. Un parka semplice, intendo. Non sto chiedendo proprio la pelliccia di cervo, no? Un parka semplice. Ho un buon presentimento che riuscirò a trovarlo. Piuttosto buono. Ok. Solo questo deficiente potesse correre di più. Veramente meglio, sarebbe proprio una manna dal cielo. Qui ce riesce a fare 10 passi. E zitto, scemo, che ti stacco le gambe, che ho fatto la cosa più epica del mondo. Io avevo controllato, me lo ricordo, quando ero passato la prima volta. E c'era un bengala, forse. C'era qualcosa, forse un pezzo di legno di cedro, qualcosa del genere. Chi se lo ricorda più. Eh sì, questa puntata si sta rivelando piena di emozioni. Tra l'infarto e il tiro più epico di sempre, madonna mia, il 360 no scope era, era senza mirino. Bombardamento aereo, missile terra-aria, dritto sul cervello. Questi sono stati anni e anni di pratica che hanno dato il loro frutto. Non ho neanche un piede di porco, non ho un coltello, non ho niente con cui difendermi, letteralmente. Se mi becca un cane, io... Vai! Muoviti! Cosa devo fare? Se no, muoviti, mordimi, bastardo. Sono tutto tuo. Fammi diventare un bel tramezzino. Miseria, 40% di vita, ragazzi. Siamo messi uno schifo. Il fatto è che tanto in ogni caso devo andare in quella direzione. Non dalla direzione, sì, in questa direzione qua. Vado verso la torre radio, ma voglio dire, in ogni caso devo andare in quella direzione per raggiungere Mystery Lake. Ho la fortuna che Mystery Lake sia molto vicina. E soprattutto tra Mystery Lake e Pleasant Valley, la strada che farò, c'è la diga. Nella diga, la diga è un altro posto dove ho una buona possibilità di trovare roba buona. Non sballo! Non quella roba. Non quella roba. Lei ci starebbe, no? Un anabolizzante, qualcosa del genere. Per aumentare la tua resistenza alle aggressioni dei lupi. Beh, speriamo solo di non fratturarci qualche caviglia, perché ci manca solo quello, eh. Ci manca solo una caviglia fratturata in questa modalità e siamo, guarda, a cavallo. Puttata! Ho fatto tante puttate nella puntata precedente. Boh, adesso moriremo anche di sete. Mangia, 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 mangia. Mangia anche la farina, così. Tanto digeribile. 20% di condizione, ma la frutta sciroppata quando mai mi ha fatto star male? Lo sapevo. Il fatto che romperle così ti toglie il 20% di calorie, quindi invece di 450 ne avremo 300... Cosa? 300... Circa il 20%, non il 20% per forza. Ti toglie circa il 20%, pensavo il 20% spaccato, e no, è circa il 20%, allora. Che su 450 sono 90, quindi avrei avuto 360. Ragazzi, io sono un contabile qua dentro. Sfortuna vuole che in realtà la matematica non mi garbi più di tanto. Non lo so. Sapete, quei talenti... Ma non è neanche un talento, è tutta pratica.
facevo tanti esercizi da piccolo. Questi calcoli di merda sono diventati quasi automatici. Funzioni, tutte queste cagate qua. Mi aiuta, eh. Forse è l'unica materia che ho preso a scuola che effettivamente è d'aiuto. È la matematica, insieme all'inglese. Sono le uniche materie che veramente mi stanno dando un grande benefit nella vita lavorativa, nella vita aziendale. L'altro, oltre all'inglese, è lo spagnolo. What the? Troppo forte. Altro lo spagnolo e... niente. Comunque, per dire, le lingue. Cos'è forma deperita? Hai meno resistenza alla tua... Cosa? Ho meno resistenza... Cosa? L'unica cosa buona è correre in questo cazzo di gioco. Manco quello posso fare. Ma Cristo è Dio. Sei una merda. Mi ha dato forma deperita, che praticamente mi fa avere meno resistenza e meno capacità trasportabile. Quindi metà del mio inventario andrà sacrificata. La grande. Tanto c'è il bonus ben nutrito, vai tranquillo. Partirà tra un giorno e starò alla grande. Vediamo se ancora voglio piegarmi il cazzo dopo che avrò il bonus ben nutrito. Ma non ho messo la spassano i lupetti, oh. Pezzi di merda. Madonna mia, aspetta che prendo un arco, mamma mia. Mi faccio vedere tutti i parassiti intestinali che vuoi. Io ti sbrano. Ti stacco la cucuzza, ti stacco. Mi metto la tua testa sopra la mia testa come elmetto. Per spaventare i tuoi figli. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Non ho pietre, però ho bengale. Ho bengale che mi farebbero una grande differenza. Devo assolutamente raggiungere qua la torre radio. Speriamo almeno che non faccia freddo dentro la torre radio, se no... In nome dei padri e figli e spiriti santi, la nostra avventura termina qui. Un sovraccarico in pendenza, ho veramente una paura tremenda. Ah, lo sapevo! Lo sapevo, tua sorella porcona! Ma tanto non mi serviva la mano, basta che non sia la caviglia. Il resto non me ne fotto un cazzo. Basta che non sia la caviglia. Ti starà veramente, sarà molto sofferta. Tua zia mi fa sentire terra. Siamo solamente alla seconda giornata e mi sento più miserabile che... mai. Oh, piccioni! Sono piccioni! Con quelli ci fai buon brodo. Buona gallina ci fa buon brodo. Un buon brodo ci fa una buona gallina, come si suol dire nel mio linguaggio. Linguaggio dei deficienti. Non lo so, ho l'impressione che tornerà utile. Motivo per cui lo sto raccogliendo. Ho come l'impressione che tornerà molto utile. Ok, sono già stanchi, madonna mia. Mi sono fatto solo mezza regione, già. Mamma mia, non fanno più gli uomini di una volta. Quelli che veramente camminavano per 7 giorni per trasportando la cazzo di torcia olimpica da Atene fino a Megara, o come cacchio ne so io. I spartani 300 ometti che hanno combattuto come dei selvaggi contro 3 miliardi di uomini. Hanno battuto ciglio. Questo invece fa un po' freddo. Oddio. Come farò a sopravvivere, tesso? La vita è davvero dura per noi. Okay. Sei proprio una checchetta McKenzie. Sei checchetta McKenzie. Madonna mia, mi ha spaventato questo stupido lampadario da micro solo. Checchi McKenzie. Va bene, abbiamo raggiunto la torre radio. Stai zitto, deficiente, ti scaldo io. Cosa? No, dai, ma sei merda proprio adesso. Dov'è tua zia? E coso? Ho preso il congelamento. Ah, 24 ore perse nel cesso. Devo rimanere sopra la temperatura di congelamento per 24 ore. Perché questo che cosa fa sto stronzo? Ti diminuisce la barra dello stato più in fretta. Faccio le iare down qua giù se vuoi, eh. Ti faccio le iare qua con testate sui denti. Faccio le iare. Spero almeno che sia utile essere venuto qui. Ti decapito le ginocchia. Maledetto. Ti spacco le rotule, ti spacco. Suino.
Anche qua mi sa che è solo... bengala. Ok. Beh, se perfino un bengala è utile, ragazzi. Siamo messi male. Ho 750 grammi di bengala. Nessuno può sognare una roba del genere. Vabbè, il lato positivo è che ho raggiunto la torre radio. Il lato negativo è che non sto trovando un cazzo. Zio, delle mutande, ti prego. Sei tua madre, sei. E tua nonna suina, sei. Kid da cucito, eh sì, il quarto kid da cucito che trovo. Peccato che l'unica cosa che mi so cucire è un paio di maniche. Buon Dio, non c'è niente. Dai, dimmi che c'è. Una giacca, ti chiedo, qualsiasi cosa. Non essere strunz. Caffè. Beh, queste risorse, diciamo, di prima necessità non sono male. Cibo c'è, però una maglietta, amico mio. Una cacchio di maglietta. Dai, dai. Non essere suinozzo. Non essere suinozzo. Una giacca. Dai. Never would have thought to look here. Oh! Questo mi servirà per forgiare, la grande. Il fabbro inizia... Ma non posso veramente pigliarlo martellato, sto cazzo di armadietto. Scusami, serve per forza il piede di porco. Ma ti porcheggio io a te. Porcellone che non sei altro. Niente da fare. Non abbiamo niente, ragazzi. Non abbiamo niente e non troveremo niente. Vabbè, dobbiamo per forza riposarci dentro questa casa. Gradirei se il tuo alito non me lo sbattessi in faccia. Grazie mille, maledetto. Sei già una delusione, Mackenzie. Sei sempre stato, ma in questa run particolarmente. Allora, che cosa possiamo fare? Tanto siamo molto assonnati. L'importante è rimanere 24 ore qui. Quindi possiamo leggere come eviscerare le carcasse. No, aspetta, è troppo lungo. Possiamo leggere sartoria. No, è troppo lungo. Cucina potrebbe aiutarci un gran... Cosa? Così poco? 5 ore di cucina. Di tutto ti lamenti. Sei un anticristo del divertimento, sei. Cosa posso abbandonare? E almeno dimmi che posso sventrare gli stronzi quando sono... Sai cosa? Allora facciamo così. Craftingheggiami. Bende. Craftingheggiami. Questi mi serviranno, sfortunatamente. Quindi fammene 4. Visto che siamo qui. Poi craftingheggiami funghi e reishi commestibili. Visto che abbiamo tempo da perdere. Sì, dobbiamo aspettare 24 ore. Perché veramente... Il congelamento come ti brucia... Già ti brucia un botto. La modalità interloper. La stanchezza. Il congelamento, se ci aggiunge pure quello, tu non superi la notte. Non superi... Veramente, non arriveremo neanche al punto di dove dobbiamo salire. Non avendo un sacco dove dormire. Un sacco saccoso. Un sacco saccolento. Non possiamo farci niente. Anche mi serve un coltello per forza. Sì, mi serve per forza qualcosa. Ho scelta. Prima di corvo posso... Anche, cioè, per farmi le frecce mi serve per forza un attrezzo, quindi... Ghiande commestibili? È arrivato pure il fantasma dell'olandese volante per seguitarmi. No, aspetta, ma io è vero, posso craftarmi così con i giornali. Alla grande. Sfortunatamente non c'è nessun vestito, maledizione. Polvere da sparo, no. Qui non posso farmi niente. Credo che andrò fuori. Come si chiama? Credo che andrò fuori, perché qui non posso accendere nessun fuoco. Andrò fuori. A fuorieggiare un po' di fuori. No? Capisci cosa intendo dire, eh? Siamo capiti al volo, meno male. No, raga, guardo di nuovo nella speranza che magari mi sono perso qualcosa io, ma non mi sembra di vedere alcun vestito. Carraglia. Raga, la dovrei raccogliere effettivamente, mi potrebbe tornare utile, cioè mi servirà sicuramente per farmi qualcosina, ma... Questo non mi servirà, l'ho raccolto ma non mi servirà, così come il potassio, sale ne ho decisamente troppo. Ok, questo lo posso strappare e usarlo per ripararmi i miei stivaloni. Sarebbe una cosa carina se gli stivali indossati togliessero meno peso, no? Allora mi si consuma.
Cosa? La stanchezza? Cosa? La stanchezza mi consuma... Non ci credo. La stanchezza adesso ti consuma vita? Cosa? Non è mai stato così. La stanchezza mi consuma vita. No, eh? No, eh? Bada? Bada? Non scherzare. Vuol dire che la stanchezza mi consuma vita? Sei deficiente? La stanchezza mi consuma vita, raga. Questa è una roba nuova. Ho sentito un orso. C'è un orso sulla mia destra. C'è un orso sulla mia destra. Sta camminando. Oh, buon Dio. Guarda, mi manca solo un'aggressione di orso. Mi manca solo un'aggressione di orso. Siamo a posto, guarda. Dove sei, bene? Brutto coglione, sì sì. Baciami la fava, va. Idiota. Ma leccami gli zebedei. Una torcia. E c'è amico. Prova a raggiungermi, dai. Provaci. Provaci a raggiungermi, che ti devo dire. Cucina e... questo. E forzatura. Forzatura tua nonna. Forzatura. E via, scemo. Perso 36%, sto comunque perdendo temperatura. Buon Dio. Mai è stato messo così male. Come ho messo all'angolo di sto gioco in questa run. Ok. Adesso, non credo che abbia modo per entrare. Non credo affatto che abbia modo per entrare. Ma qua credo di averne, ma vabbè, facciamolo. Non credo che possa entrare. Cioè, non ne sono sicurissimo, eh. Ma non credo che abbia modo per entrare. Però? No, non ce l'ha. Però adesso vuol dire che mi darà fastidio per... a me. Per uscire. Patata! Cuciniamo la patata. Una patata in pessime condizioni. Come una patata? Un'ora? Che cazzo stai facendo? Che non ti serve un'ora. C'ho paura che... No, non entrerà mai qui. Ok, cosa possiamo cucinare? Vabbè, aspettiamo un'ora. Non abbiamo scelta. Intanto mi sto scaldando. Un'ora dura. No, cosa? Meno un grado. Sto cercando di arrivare da me sto stronzo. Dove sei? Vai a cacare, deficiente. Ora che mi raggiunga in qualche modo. Acqua potabile. E cuoci. Vediamo se possiamo farci una tisana. Aggiungi combustibile. Ok, facciamoci una tisana al volo. Poi cuoci, caffè. Patata cotta. Mangia la patata cotta. Vorrei sviscerare anche il coniglio, visto che ci sono. Quanto mi dura questo fuoco? È abbastanza. Allora fammi qui acqua. No. No. Lattina riciclata. Fammi un caffè. Anche qui fammi un caffè. Ok, e qui che cosa facciamo? Fabbricazione di frecce improvvisate. Però mi serve un coltello per forza. E come pattuglia qui lo stronzo. Non vedo l'ora di mangiarmi. Almeno ho caldo? Ho caldo, ok. Cosa volevo fare? Ah sì, sviscerare il coniglio. I conigli prendiamo solo la carne. Altro non mi interessa. Raccogli. Oddio! Questa è nuova. Hai capito? 15 minuti. Hai capito? Hanno aggiunto le animazioni di svisceramento. Cuoci. Sì, ho paura di quel cavolo di... Come si chiama? Il maledetto. Come si chiama? Di orso di merda. Non così tanta paura. No, aspetta. Qui fammi l'acqua. Perché ho fatto troppi caffè. Allora qui vai, raccogli. Oh no, pericolosamente poca vita. Bellissimo così, Molto bello così, lo devo ammettere. Serviranno anche le sue budella. Cuoci. Serviranno anche le sue budella. Le sue budellina. Quindi la carota la posso mangiare anche così, no?
Mi serviranno le sue budellina, quindi le sue budellina come le prendiamo? Sì, mentre cuocio l'altra carne. Quanto ci metti? 40 minuti, è decisamente troppo, lo faremo dentro. Aspetta qui. Raccogli. Ok. Questo pure. Ok. Sto morendo. Oddio, inizierò a ballare. Inizierò a ballare. Clic destro, prendi la torcia. Prendila. Terribile che questa della stanchezza pure ti tolga vita. Prima non era così. Prima non ti dava fastidio la stanchezza. Ora invece ti toglie poca vita, per carità. Ma te ne toglie comunque. Costantemente. Ed è un problema che non si può ignorare. Ottimo. Sento il mio cuoricino fare boom boom. Credo che non sopravviverò alla notte. Beviti una bella tisanuccia e ci facciamo un bel sonnellino. Credo che dormiremo 7 ore e proveremo a guarire il più possibile. Dura, dura questa avventura, raga. Veramente dura. Quanto sono guarito? Minchia, attenzione, eh. Ok, non darmi troppa vita, fratello mio. Sei pazzo. Sei pazzo. Ma sei pazzo. Vedi come perdo vita? Stando fermo per colpa del congelamento. Ah, cacchio. Cacchiarola. Ok, coniglio. Destro, lascia. Ok, quanto peso trasportavi ho? La patata cruda non si mangia. La carota non la posso bollire. Ho veramente paura a mangiare qualsiasi cosa adesso. Perché comunque se mi fossi ammalato in altre condizioni non mi sarei preoccupato minimamente. Questa condizione. In queste condizioni invece la. Quanto devi stare? 10 ore ancora. No, oh, che cacchio. Bevi un po' d'acqua, va. Beva un po' d'acqua. Quanto ho? Posso dormire 10 ore? Sui voli. Dai, zitto, show. Tu non hai il permesso di parlare. Sì, perderò un po' di vita per la disidratazione, ma almeno dormo 12 ore, avrò la salute, la stanchezza al massimo e soprattutto sarò guarito da quel cacchio di congelamento. Ok, alla grande. Cosa posso mangiare? Cosa posso mangiare? Magna da questo, che consuma tanta sete. Magna di questo qua e mangiate una barretta di cioccolato. Poi dovremo cuocere queste due carotine. Sì, queste due patatine. Bevete una Coca-Cola, va? Mi ero due cazzo. Ok, così non avremo neanche problemi di peso trasportabile. Direi che siamo in buone condizioni, no? Ho dimenticato. Ho lasciato qualcosa a terra? Forse dovrei investigare col mio inventario su che cosa abbandonare e che cosa no. Fammi vedere che cosa posso abbandonare, perché ci dovrebbe essere della roba che posso abbandonare. Veduma, che cosa posso abbandonare? Attrezzi sicuramente. Cucchi da cucito. Ne ho decisamente troppi. Abbandona questo. Padella mi potrebbe servire. Questo nitrato di potassio non mi serve, dicevo di abbandonarlo. Infatti qui abbiamo un po' di cibo. Avrei voluto riparare questo ma ero troppo stanco. E niente, direi che possiamo partire per l'avventura. Che dite? Aspetta, sono guarito da tutto? Un'altra cosa da guardare. Ok, solo forma deperita. Quindi la frattura è frattura. La slogatura è sparita. Fa molto. Oh cazzo, se fa freddo. Oh Cristo santo, se fa freddo. Oh buon Dio, se fa tanto freddo. Oh, va dando freddino. Speriamo ora solo che l'orsacchiotto non voglia darmi un bel abbraccione. Credo che andrà bene, no? Già sta! Ma buon Dio, hai fatto un giro intorno alla cazzo di rete. Ma che cosa sei, mamma mia? Ma sei uscito adesso da dentro tua madre. Mamma mia, è un bambino appena nato, corre più di te. Non lo so. E ho pure perso metà del mio calore corporeo. Cristo santo. Questa modalità miseria è blasfemia, perché credo che comunque la roba presente sia ancora meno che nella modalità interloper, perché non mi è mai capitato in interloper di non trovare mezzo abito in tutta la cazzo di regione. No, vai a controllare l'aereo, vacci tu a controllare l'aereo, guarda come cazzo sono messo, secondo te io ho la possibilità di andare a controllare l'aereo? Ma che stai scherzando? Ma vacci tu a controllare l'aereo. Io non lo so. Ma scusami, mi sembra che io adesso salgo lì dove c'è l'aereo schiantato e mi metto alla ricerca di queste cacchio di mutande. Ma che. Dove cacchio era? Doveva essere più o meno qui da qualche parte. Chi se lo ricorda più? E chi se lo ricorda più? Sono passati 14 anni dalla mia ultima run.
No, non era qui, non era qui. Too cold to think. Dove cacchio era? Aspetta un attimo, too cold to think. Beviti un caffè, non rompere coglioni. Beviti un caffè, non rompere il cazzo. Oh, lì c'è un cadavere. Signor cadavere, mi auguro che abbia qualcosa lei. Non lo so, ma per... Ah, stavo dicendo, ma cos'è? Una pantera, cos'è? No, un idiota. Potevi morire in una posizione un po' più comoda, no? Cretino. Cretino. Ciao, coniglietto. Aggrappalo, prendilo per la coda. Bastardo, maledetto. Sei fortunato che non ho rocce. Ho pietruzzo perché ne ho dovuto lanciare una addosso a un cretino di un lupo. Chiaro? Sono messo malissimo. Non mi sono mai sentito così indifeso in vita mia. Mai, mai. E io ho giocato a lungo su The Long Dark. Non mi sono mai, in nessuna run mi sono sentito così inutilmente indifeso. È lì, dobbiamo salire su quella pietra. Poi c'è la caverna. Spero almeno che la caverna sia calda, se no ce l'abbiamo nel pool. Se la caverna è fredda ce l'abbiamo nel... Senza vasella. Non c'è nessun loop. Tranquillo, tranquillo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ho delle pietre, alla grande. Dimmi quale pietra. Dammi quale pietra. Quanto ho ripreso trasportabile? Ok. 25 kg. Sono solo 5 kg. Pensavo peggio, 5 kg come primo debuff. È fastidioso, ma non è, diciamo, la fine del mondo. Ci possiamo adattare a quello. Ma... La carenza di abiti e di... Ma che? Ho sbagliato? Non è di qua? What the fuck? What the fuck? Non è di qua? Che mi stai sballando tutto, zio. Che cazzo vai dicendo? Certo che era... Ah, era di qua. Ok, no, era di qua. Smettila di essere inclinato, che ti inclino a mamma e tata inclino. Ecco. Eccola qui la caverna, ok. Ah, ebbi ragione, ebbi ragione. Ebbi ragionissimo. È qui la caverna. Dov'è? Dov'è? Non farmi fare figure di merda, da Long Dark. Eccola qui. Eccola qui. Credo che ci riscalderemo con la torcia, quindi probabile che io accenda la torcia adesso. Ok, meno male che non è tanto freddo. Sfortunatamente non ho nessun bengala, quindi è per questo che mi sono... lì, nessun lettino su cui dormire. Motivo per cui mi sono fatto... Tanti caffè. Non posso permettermi di stancarmi. Già dentro la diga potrò dormire. Ci sono dei lettini improvvisati. Adesso trovo del carbone. Lo raccolgo perché ha un'alta emissione termica e soprattutto mi servirà la forcia per farmi gli attrezzi improvvisati. Ok. Capland. E io invece che ti ho portato in Italia, dove cazzo è il mio totem di ringraziamento, signor Hinterland? Mo te lo attacco nel tuo canale Twitch. Dov'è il mio canale? Dov'è il mio totem di ringraziamento che ti ho portato in Italia? E ti ho elogiato per anni e anni. Minchia, sei stata pure la prima serie che ho portato su questo cacchio di canale. Dov'è? Dov'è il mio elogio? Dov'è il mio totemino? Il totemino del grande Vio? Dov'è? Dov'è? Che ho insegnato a tutti gli italiani a sopravvivere alla modalità interloper. Dov'è? E perfino Stalker. Dov'è? Io che ho portato tutta la storia di questo gioco. Dov'è? Non ho le pulle. Che te lo do io. Ingrato. Sei un ingrato. Ecco cosa sei. Qui non c'era un cadavere con della roba? Aspetta che mi ricordo male. Potrei continuare a cercare della roba? Questo sì, ma... Ah. Non credo che troverò... Vabbè, dai. Cerchiamo ancora un po' di roba. Tanto di tempo ne abbiamo. Sì, sì. Certo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da raccogliere. Qui c'è del carbone. No, è roccia normale. Essere arrivati. Ok, no, siamo alla diga. No, è che mi sto confondendo. Oh, buon Dio. Pessima storia. Pessima storia. Dovrei aspettare che la bufera finisca. Dovrei aspettare che la bufera finisca. È tosta questa decisione. Io sono il primo a dire chi non risica non rosica, però una bufera, considerando la mia temperatura, mi potrebbe portare a un bel po' di svantaggio. Non lo so, ragazzi. Lato positivo delle bufere è che non girano i lupi.
Però alla fine non me ne frega niente dei lupi. Non sono nulla di pericoloso i lupi in questa zona, perché c'è abbastanza spazio di manovra. Attenzione. Non ho neanche troppo, come si dice, troppa legna da ardere. Mi potrei fare altri caffè. Come on. Facciamo così, facciamoci altri caffè. Attendiamo un'ora, giusto per riscaldarci abbastanza, per evitare la temperatura da congelamento. Ok, rischio di congelamento è andato. Rischio di congelamento è andato, vediamo. Aggiungi combustibile. Ok, legna di recupero. Aggiungi questa torcia. Non solo questo? Ok. Ora fammi acqua. Cuoci. Fammi acqua. Cuoci. Mezz'ora, questo ci mette 18 minuti. In 18 minuti dite che posso riparare queste scarpe? Un'ora e mezza. Cristo e Dio. Cristo e Dio. Un'ora e mezza. Cosa posso fare allora? Sì, facciamoci un caffè allora e temporeggiamo. Devo di avere un po' troppe lattine effettivamente. Quante ne ho? Ho mangiato tanto cibo in lattina, quindi credo di averne un bel po'. No? Ne ho di lattine. What the fuck? Sì, alla fine il fusibile si va da farsi fottere. I guanti posso recuperarli, tanto fan cagare questi guanti. Scaldiamoci una. Sembra si sia fermata. Ok, 20 minuti. Raccogli. Fammi una bella patatozza. Una bellissima patatozza. Solo questa. Ok, un'ora. Un'ora, acqua non potabile. Vorrei mangiare questa carota effettivamente. Ma non so proprio cosa combinare in realtà. Sono in grossi guai. Devo aspettare per forza che finisca questa cacchio di tempesta. Questa, senza avere dubbio, questa cosa. Ma al contempo non ho tempo per aspettare. Erdindirindina. Aciderbolina, aciderbolosa. Bevi. Raccogli. Posso farmi un altro? Fammi un caffè, va. Posiziona. Questo è un caffè. Barattolo di caffè. Muoci barattolo di caffè. 13 minuti. Muoci barattolo di caffè. Ok. Quanto dura? 14. Muoci barattolo di caffè. Dovrei mangiare la patata cotta? Sì, perché così mi proteggerà. Sì, essendo calda potrebbe darmi... Sì, dovrebbe darmi il buff del problema di calore, no? Beviamoci anche un caffè, visto che è un'emergenza. Il mio obiettivo è solo cazzo di sopravvivere 21 giorni. Poi penseremo cosa fare dopo. Sento ancora la bufera, quindi credo... sì, sta battendo come la sua mamma. Sta bufera. Sta battendo come sua mamma. Okay. Se non sbaglio, qui devo andare a sinistra. Ok. Colgo il mio... la mia fonte di sostentamento improvvisata. No, l'ho lasciata giù. Maledizione. Ok. Ho lasciato delle stiance laggiù. No, ho sbagliato. Non era a sinistra, vero? Cristo santo! Non mi ricordo più. Non gioco da troppo tempo. Era a destra, poi si saliva sul cazzo di cunicolo. Beh, di sicuro la visibilità non aiuta, eh. Non è molta strada, ma è abbastanza per crepare, eh. Sì, devo andare di qua, poi salire su un cunicolo. Una specie di viuzza interna. No, non era qua. Era una specie di passaggio per salire. Sulla sinistra. Perché non mi ricordo dove. Maledizione. E sono pure coperto dal vento, eh. Pensate non avessi... Eccola qua. Di qui si sale. Poi si va dritti. Poi si raggiunge il grande lago, no? Dove? Il grande lago in realtà no, il grande... Ma è un lago, è un lago. Grande lago fiumeggiante, chiamiamolo così. Poi adesso si va a sinistra. Bla bla bla. Muto.
punto che sono già abbastanza intrippato. Ho letteralmente paura che mi arrivi un lupetto. Un bow bow. Un bow bow. Qui a sinistra. Potete andare a destra, ma sarebbe un suicidio, Quindi vi consiglio di andare a sinistra. Non sento più il cielo, si chiama ipotermia, fratello mio. Te lo dico ormai da 80 puntate, tipo. Aggiungiamo la D e vediamo che cosa succederà. Ok. Qui si sale. Fate attenzione perché qui, quando non c'è bufera, ci sono tanti bei lupetti che non vedono l'ora di azzannarvi. Quindi fate molta attenzione, questo è il mio consiglio. Siamo quasi arrivati, Siamo quasi arrivati. Manca poco. Meno male che c'ho il più vicino alla temperatura, sennò chissà come farei. Una volta che avete perso temperatura possono esserci anche meno 1000 gradi. Ma non perderete vita. Più in fretta. Una volta che siete a zero di temperatura corporea perderete costantemente vita a prescindere. Non importa quanto freddo faccio. Che sia meno 1 grado, che sia meno 1000, perderete sempre lo stesso ratio, che dovrebbe essere 20 HP massimi. Dovrebbe essere 20 di vita per ora di gioco. Non ora vera e propria di gioco, ma ora di gioco, quindi ora del videogioco, non so come dirvelo di più. Non so in quanto si converta un'ora del videogioco, penso sia 3 minuti, qualcosa del genere, o 2 minuti e 30. Siamo quasi arrivati, adesso dovrebbe esserci un... Per un attimo si è zittito. Dovrebbe esserci un passaggio, eccolo qua. Possiamo entrare nella diga. Mica fa così freddo che mi viene da starnutire. Maledetto, se mi ha fatto cagare addosso. Ok, e qui invece potreste pensare che sia quella la porta. Quella è la porta d'uscita, non è d'ingresso. È un'uscita di emergenza che si apre solo da dentro. Quindi non si può entrare in alcun modo. Dobbiamo assolutamente passare di qua. Occhio a non cadere. Sarebbe una bella caduta mortale, a prescindere che abbiate 0 di 10 di vita o 100 di vita. È troppo elevato. Sarebbe morte istantaneamente istantanea. Ottimo. E poi qui salite verso la finestra e sarete arrivati. Questa è la finestra. E possiamo entrare nella diga, dove non ha mai fatto freddo nella diga. Si sta sempre bene nella diga. Nella diga si sta da Dio, ragazzi. La diga è un bel posto dove stare. Pentola. Non so se mi serve una pentola. In realtà preferisco di gran lunga... con la... Assetta blindata. Con la pentola che cosa mi posso fare? Lo stufato, che cacchio... Forse mi posso fare uno stufato di carote. Dammi qua la pentola. Tanto di spazio trasportabile ne ho. Ok, posso dormire qui. Dovrebbe esserci un letto da qualche parte, se non sbaglio. Ora non mi ricordo esattamente, ma dobbiamo ispezionare tutto. Potrebbe esserci una barretta di cioccolato che mi potrebbe fare la differenza, Una barretta di cioccolato, delle patatine farebbero la differenza. Comunque zio, tra poco sono al terzo giorno, mi devi dare ben nutrito, perché non ho sofferto la fame in alcun modo. Mio Dio, non c'è un cazzo in sto gioco. Ma vai a caccare tu i tuoi giornali, va. Non c'è niente, no? Non credo di essermi perso nulla. Assetta. No, non mi sembra di vedere nulla di interessante. Rullatore. Uno schermo. E che cosa c'è? Niente. Bibite. No, non c'è niente. Neanche un mezzo abito. Incredibile. Letteralmente incredibile. Letteralmente incredibile, ragazzi miei. Dei guanti di merda. Però hanno la pelle. Sono guanti di pelle che posso recuperare, quindi li ho raccolti. Posso recuperare e ripararmi le scarpe con quelli. Se lo trovassi un piede di porco. Potrei accendere una torcia, lo so, però... Ah sì, i fiammiferi sono essenziali, però anche la vostra esperienza è importante, quindi accendiamo una torcia. Non voglio tenervi all'oscuro di tutto, no? Quindi se accendiamo una torcia... No, non so, solo per voi, ragazzi. Mi sto rendendo la vita più complicata.
Cote ne ho due, quindi lasciamola. Senta piedi di porco. Quando mai? Qui. Quadro di comando. Sì, non c'è niente qui, vero? Ho guardato bene, non credo di essermi perso nulla. Ok, andiamo. Questo lo posso strappare, ma non ho bisogno di... di vestitini, di stoffa. Sto bene. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Dei fiammiferi non farebbero male. Dei fiammiferi extra. Nada. No, non spegnerlo che ti picchio. Cristo santo, un cacchio proprio, eh. Proprio un cacchio. Vi ripeto, ma qualsiasi cosa andrebbe bene. Un paio di pantaloni di... farebbe una grande differenza in questo istante. Rischio di congelamento curato. Che bella notizia. Vuoi piantare di spegnere la roba? Ok. Non ho ancora molto tempo di bengale. Qui quello serve come passaggio nel caso ci fosse la ma forse solo in modalità storia. Nel caso ci fosse la tempesta, come si chiama? Di Aurora, che attiva tutti i fili elettrici e ti folgora, no? Non puoi passare, altrimenti ti uccido il filo elettrico se ci passi sopra durante la notte di Aurora. Quindi diciamo un passaggio alternativo. Oh, cacchio. Lascia la diga inferiore. Lascia tua zia, lascia. Lascia tua madre, lascia. Ho smesso di crederci, onestamente. Ho smesso di crederci, cacchio. Questo anche ha delle frecce. Nelle modalità normali questo tizio ha sempre delle frecce. Almeno rotte o spezzate, dipende in realtà dalla fortuna che hai, ma... generalmente ha delle frecce il tizio. Qui si può salire, ma non serve, non sprecate il vostro stamina, perché tanto potete raggiungere quella località anche con le scale. Se non sbaglio. No, come non detto. Come non lo dissi. Ok, questo si sta spegnendo. Se avessi un barile o qualcosa da accendere. Niente di interesting. Niente di interesting. Posso accendere il fuoco qua dentro? No, all'interno delle, degli edifici no. Vediamo. Ah sì, accenderò un bengala, vaffanculo. Tanto la vita è una sola. Vai via. Vattene via. Non mi serve più a niente. Accendi questo. Qui. Bloccato. Quando mai? Incredibile starà. Non ho trovato niente. Niente di niente. Se l'unica cosa che posso fare a questo punto è farmi un altro cappello improvvisato. Almeno avrò ancora un grado in più. Bla bla bla. Oh, patatine. Mangia. Visto che ne valse la pena controllare tutto, lui diceva. Lui diceva. Fatto che con questo rosso non capisco un cazzo. Mi confonde la vista. Andiamo in questo edificio. Qua dovrebbe esserci una cassaforte. La Duma. Ah, 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 quindi è 33. Vuoi vedere che trovo della carta e dei denari? Non troverò manco un cibo, sai, l'MRE. 15. Ah, che mi si sta bruciando il bengala. Dai, Cristo santo. Mo vuoi vedere che è 55 o 59, tipo. Ma piccola merdina. 55 o 59, vuoi vedere? Sto stronzo. Guarda te, sto maledetto. Ma guarda te, sto figlio di sua madre. Devo camminare. Cosa? Una pelliccia. Ah! Una pelliccia di lupo. Ma ti sembra? Pure questo coglione tornerà utile. Ma tua sorella tornerà utile. Ma tua zia piegata 90 tornerà utile. Ma stai scherzando? Tornerà utile. Ma te lo do io, tornerà utile. Ti faccio buttare in un'orda di lupi. Ti faccio buttare.
Vedi cosa ti torna utile. Questo deficiente tornerà utile. Manca pure di rispetto, hai capito? Tornerà utile. Una pelliccia seccata di lupo, ma Cristo, mi sembra. Tornerà utile. End up being useful. Questa sì, non ho nulla da dire. Non si sa mai, potrei essere aggredito da un lupo. Potrebbe tornarmi utile, ma non dirmi che è veramente quella cagata lì di minchiata di... Tornerà utile. Sei proprio un deficiente, sei. Un deficiente come pochi. Una cassaforte, sono stato lì come un deficiente a bruciarmi il bengala per un cacchio di... Per una cacchio di pelliccia di lupo. Che con una non ci fai niente, quello è il punto, no? Una pelliccia. Posso fare un paio di mutande di lupo, magari. Tengo le palline al caldo, non so io. Che devo fare? Una pelliccia di lupo. Non basta per fare niente. Ah, questa run veramente la sto odiando. Perché veramente ci sta che sia difficile, ma qui non sto letteralmente trovando niente. C'è anche il tempo che mi sta braccando. Non è possibile che non abbia trovato neanche un mezzo attrezzo utile. Un altro paio di fiammiferi. Lì un paio, come si chiama, hai capito? Niente non ho trovato finora. Quanta acqua ho? Dagli un lì. Rischio di distorsione? Sai che cosa ti stai per distorcere? Il collo. Lo prendo, crack! Problema risolto. Non devo più bestemmiare per una run. Terribile. Terribile, è un incubo. È un incubo sta run. Non c'erano delle scale che mi permettevano di scendere? Erano solo per la modalità storia? Oh cacchio, sto per morire di fame. Non posso permettermi di finire malnutrito. Mangia, mangia. C'è un motivo se vi ho raccolte. C'è un motivo se vi ho raccolte. Questa è la vitamina C, eh. Non ve l'ho mai detto perché è una cosa nuova, ma hanno aggiunto questa cosa dalla vitamina C, vedete? Vitamina C. E se non mangiate abbastanza vitamina C, che è il pesce principale portatore di vitamina C, e poi non mi ricordo ovviamente. Ci sono dei cibi che hanno tanta vitamina C e cibi che ne hanno di meno. Il pesce so che ha abbastanza vitamina C, quindi mangiatelo. Se non avete abbastanza vi verrà lo scorbuto, che è quella malattia di cui si ammalavano tanti pirati, se avete mai sentito parlare. Molti pirati si ammalavano di scorbuto in quanto erano a lungo in alto mare. Marinai, ma neanche pirati, e marinai in generale si ammalavano di scorbuto. Ed è quella malattia che praticamente la carenza di vitamina C riapre tutte le ferite. Tutti i possibili fori che si potrebbero aprire si riaprono. Quindi le gengive, il primo sintomo che si nota solitamente sono le gengive che si ritirano e iniziano a sanguinare ritirandosi. Poi gli altri sintomi più gravi sono le cicatrici che si riaprono. Sono le varie cicatrici che si riaprono e sto parlando letteralmente di cicatrici di magari 15 anni prima, che è solo una cicatrice bianca, si riapre. Quanto non c'è più vitamina C. L'altro corpo non riesce più a processare. È una cosa molto triste lo scorbuto, eh. Lo auguro solo al mio peggior nemico, ed è quello che ha inventato la misery mode. Pezzo di merda. E auguro lo scorbuto proprio. Andiamo a stare in uno dei trailer. Dobbiamo controllare dentro i caravan che abbiamo qua fuori. Potrei avere fortuna e trovare qualcosa. Qui solitamente c'è una carcassa di cervo. Non sempre, ma solitamente c'è una carcassa di cervo congelata. Vi ripeto, non sempre, ma solitamente. Never felt so cold in my life. Sono stato un'ora là dentro, mi sono ancora scaldato, sono uscito 2 secondi, ho già le palle congelate. Cristo santo. La sto odiando, staranno veramente. La sto letteralmente odiando, un incubo. È un vero e proprio incubo. Non ci vedo niente, che ora è? È buio pesto. E vabbè ragazzi, siamo riusciti ad arrivare a Mystery Lake. Credo che possiamo fermarci qui per ora. Vi ringrazio per aver visto fin qui, mi voglio vedere nella prossima puntata di The Long Dark, The Misery Mode. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.